Ieri un vertice a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Conte, i ministri e i capi delegazione della maggioranza. Oggi un altro, convocato dal Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, tra Regioni, Lanci e Lupi. L'ordine del giorno è lo stesso per entrambi, il DPCM che andrà a sostituire a partire dal 4 dicembre quello vigente e che conterrà le disposizioni in vista delle festività natalizie. Uno dei punti sui quali sta lavorando il governo e particolarmente sentiti dai sardi è quello relativo allo spostamento tra regioni. La strategia del governo parrebbe al momento puntare sul divieto di spostamento anche tra quelle regioni che al 4 dicembre si troveranno in zona gialla. A questo proposito c'è contrasto tra il punto di vista del governo, che vorrebbe evitare spostamenti di massa, e i presidenti di regione, che temono per le casse delle imprese turistiche. Sarebbe però previsto un'eccezione per il ricongiungimento familiare tra genitori e figli, coniugi e partner conviventi. Le feste pubbliche e private saranno comprensibilmente vietate. Con tutta probabilità il DPCM di dicembre conterrà una raccomandazione per i pranzi e le cene a casa di non riunirsi in più di 6-8 persone. È prevista la chiusura alle 22 per i negozi e la riapertura dei centri commerciali nel fine settimana, con conseguente spostamento del coprifuoco alle 23. Nei giorni di Natale e Capodanno potrebbe essere spostato oltre le 24, ma si deciderà in base ai dati epidemiologici a ridosso del DPCM. E poi il capitolo vacanza all'estero. È probabile che per chi vorrà farle a ritorno a casa dovrà osservare 2 settimane di quarantena obbligatoria. Una soluzione studiata chiaramente per scongiurare il rischio che si ripetano gli scenari di contagio dell'estate 2020. E a questo proposito il ministro della Salute Roberto Speranza starebbe per aggiornare la lista dei paesi a rischio, includendo tutti quegli stati che non chiuderanno le piste da sci fino a gennaio.